Questo luogo ospitò per ben 64 anni le suore benedettine cistercensi di semiclausura. Ma torniamo un po' indietro con la storia. La villa venne fatta erigere nel lontano 1732 da un conte, ricevuto in dono da un duca come riconoscimento dei servizi prestati come governatore. Nacque come una modesta residenza, ma già nei primi dell'Ottocento vennero fatte delle migliorie, trasformando la proprietà in un grazioso palazzo. Venne fatto progettare anche un grande giardino all'inglese, esteso su tutta la collina retrostante. Tutt'oggi si può ancora ammirare un secolare cedro. Fai luce, Ale? No, dai, cos'è un passaggio questo? Figata, questo è un passaggio. Ci saranno i pipistrelli. Dai, non cominciamo. Se ci sono, tanto volano subito, ce ne accorgiamo. È umido. Andiamo a vedere. Cazzo di questo? Vediamo un po', ragazzi. È un passaggio segreto, oh, questo. Ma fighissimo, però, No, dai, guarda qua. E lei è tornata in posizione retta. Secondo me questo coso qua arriva su quando c'è un'altra villa al convento. Può essere. Ma che posto? Oh, guardate se ci sono i visti. Sì, se mi fai... Io ho paura. Non fa... No, non... Non ti agitare per niente, che sennò poi mi parte l'urlo. No, sister, non possiamo urlare. Una cantina, guarda. Ci sono i pipistrelli. No, smettila. È finita. Mi devo tappare la bocca. Qui c'è una scala che sale. No, continuo, cazzo. Aspettami, che se no vedo buio. Ok, seguiamo l'ele. Una prigione questa, guarda. Guarda che finestra. Anche? Mi ha fatto delle prove, l'ho bucato. Sì. L'ho bucato anche dietro. Per fare prove tipo cose? Qua finisce però, Qua finisce, ok. Secondo me non c'è niente. Finisce qua. È murato. Però perché fare un muro qui quando ne è un altro di là? Per, come intercapedine magari. Perché? Per isolarlo dalla roccia. Dici? No, non lo so. Bisognerà vedere. Caspita. Siamo nella villa. Quindi non nel convento, secondo te? Aspetta. Sister che non prende. Ok. Andiamo a vedere di qua. Guarda che paura. Dai, guarda qui però. No, che bello. Ma che posto è questo? No, ragazzi. Guardate qua i muri. E qua si prosegue. Tentale. Però volevo farvi vedere qua fuori. Vediamo.
trovata, però ragazzi, la scala è bellissima. E poi proveremo a salire. Questo qui era un ripostiglio, questa è la cucina. Dai, guarda che figata. Ma che bella. Ma la cappa. Enorme. Una piccola interruzione con le mie dita. Qui c'è tutta la dispensa. Guardate che cucina. Con la cappa in vetro. Sì. È un labirinto questo posto. Qui c'è un'altra scala che va su, adesso devo comunque accendere l'altra torcia perché non vediamo niente con questo. Qui c'è l'ale. Sì, faccio il giro. Caspita, una figata, sì. Aspetta, ok. Ma che bello! Che vetrata anche qua. Il lavatoio. Ma pensa, attenta. Ci sono i vetri. Ma che bello. Cacchio. Guarda quella dove riscaldavano forse l'acqua. Guarda. Tipo un grande... No, cammino. Comunque lo usavano per riscaldare l'acqua. Cosa c'è di là? Niente. Beh, comunque un po' di foto qua le possiamo fare perché merita. Eh? Accendi la torcia, Ale, perché la mia illumina poco e niente. Aveva delle vetrate molto belle. Dai, ma guarda come va avanti. No, fammi luce di qua, Ale, un attimo. No, vedi qua che c'è il fuoco, guarda. O la caldaia, non so cos'era. Ma forse la caldaia era. Sì. Dai, Ale, smettila. Che sono ansia da pipistrello ormai. Qui va avanti, però ci andiamo dopo con Lele, sister. Aspettiamo. Sì. Ma io veramente sono... Fammi luce di qua invece. Ah, una dispensa. Sì. Eh sì. Che storia. Caspita. Ragazzi, guardate che pavimento. Tutto mosaico. In tutte le stanze, anche di qua dove c'è la scala bella. Dice l'ale, tutto mosaico. Adesso c'è questa porta proprio a fianco alla scala principale, dove all'interno c'è un'altra scala, sicuramente secondaria, però molto bella anche questa. Sicuramente però per salire prenderemo quella principale, principesca. Caspita, ma va su tanto. Sono tre piani. Ok, ragazzi, qui ci sono ancora degli attaccapanni. Quindi forse, guardate, c'erano le panche. Questo era sicuramente un atrio. Anche qui. Tutto in legno. E anche qui. Questo era un portombrelli, probabilmente. Ok, niente, finiamo di scattare qualche altra foto e poi saliamo. Ok, ragazzi, allora saliamo. Prendo su anche il cavalletto, la macchina fotografica e saliamo al primo piano. Barcollo un po' perché ho tutte e due le mani. No, vabbè. Ragazzi, ma che figata è qua sopra. Guardate, che meraviglia.
riesco. Niente, devo interrompere, non riesco. Ok, riprendiamo col video, anche se con questa piccola torcia non illumino molto. Ragazzi, è bellissimo qua sopra. Guardate. Mi conviene aspettare l'ale e riprendere con anche con l'altra torcia, perché se no qui mi sa che viene troppo buio. No, ragazzi, ma che meraviglia! Non ci credo. Guardate. Guardate che meraviglia. Vi rendete conto? Quindi è questo il monastero. Ok? Come non detto. Ma che affreschi. Cioè, guardate un po'. Non parlo perché faccio parlare le immagini, ragazzi. Allora, ragazzi, abbiamo rimesso a posto la poltrona che qualcuno avrà gentilmente spostato per non far fare le foto, e questo è il risultato. Sì? Sì, vieni. Allora, intanto che l'ale scatta in quella meravigliosa stanza, io vado avanti col video, altrimenti stiamo qua dentro tutto il giorno, ragazzi. Questa, non so, una stanzetta forse, una cameretta. Vediamo cosa troviamo. Comunque c'è odore di incenso, di chiesa. Cioè, non so spiegarvi, c'è un odore stranissimo. Vediamo qui cosa c'è. Mi sa che qua mi conviene accendere la seconda torcia. Ok, riprendiamo il video. Niente, qui abbiamo un armadio. Forse un'altra cameretta. C'è ancora lo specchio lì attaccato. Qui c'è un bagno indecente. Quindi, ragazzi, non entro neanche perché c'è già un odore che... ve lo dico. Qui idem, altra cameretta, quindi direi di proseguire dall'altra parte di qua. È rimasto ancora questo cammino in marmo. Allora, ok, di là si torna dove c'è l'ale. Questa è la stanza che abbiamo visto prima, e va bene. Ah, ecco, qui c'è la scala di servizio, quella che abbiamo fotografato da giù. Sto prendendo un sacco di ragnatele, ragazzi. Qui c'è una piccola cucina che dà da quella porta dove c'è il salone affrescato. Ma ragazzi, c'è la ragnatela in faccia. Ok, quindi dopo per salire prenderemo questa scala. Allora, torniamo di là. Allora, in questa stanza vi faccio vedere da qua cosa c'è fuori da questa finestra. Ai ai ai, questi vetri sono allucinanti. C'è una statua gigante della Madonna, che poi vi farò vedere da fuori, però, con tutte le lampadine sulla testa. Allora, andiamo avanti di qua. Quindi mi devo correggere, ragazzi, questo era il convento.
quindi. Tra l'altro era un convento di clausura. Allora, guardate questa stanza ancora. Qualche affresco. Poi però hanno messo su la tappezzeria. Era un convento di clausura, ma a questo punto del video vi avrò già raccontato la storia, sicuramente. Qui abbiamo degli armadi. Guardate. Ah, guardate qua. C'è un'altra scala che sale. Caspita. Vabbè, dopo andremo su, ragazzi. Direi di proseguire di qua. Aia, ho chiuso troppo forte forse. È inquietante questo posto. Mamma mia, ragazzi. Questa è una... No, dai. Ma che posto particolare. Guardate qua. C'è un bagno. È inquietantissimo sto posto. Veramente, non potete immaginare. Tutto il legno, tutto... Forse è questo legno che lo rende comunque inquietante. Cioè, guardate un po'. Qui c'è un'altra scala. C'è questo divisorio. E qui c'è un bagnetto. Oh, guardate. È pazzesco. Veramente. Guardate questo piccolo lavandino. Bagnetto con la sua doccia, piccolino, lavandino. Allora, ragazzi, siamo saliti sul, pensavamo, ultimo piano, invece la scala va su, quindi continueremo dopo. Allora, qui ci sono varie stanzette vuote. Poi vi volevo far vedere questa stanzetta che è un buco, piccolissima. Qui c'è, non lo so, forse era una mini cucina. Anche questa, guardate, un buco. E poi da questa parte qui c'era la tipo montacarichi per portare su la roba. E qui finalmente abbiamo trovato, guardate un po', la porta che dava alla parte dove erano rinchiuse le suore di clausura. Allora, proviamo ad andare e vediamo cosa c'è. Un'altra piccola stanzetta. Salve, sono la sua clausura. Comunque erano tutte stanzette. Sembrano delle cellette. Delle piccole cellette, sì. Beh, però non erano tante stanze. Due, tre, questa è la terza. Il bagno, il comune. E qui apri la porta, Ale. E vai, Ale ha aperto la porta. La foggia aperta prima. Ah, ok, per quello l'hai aperta. E c'è un'altra stanzetta. Quello cos'è? Secondo me siamo sopra la sala pescata. Può essere. Ma scusa, quindi fammi capire. Una, due, tre, quattro quattro suore di clausura c'erano? Ma no, sister, cosa vuol dire facevano a turno? Dobbiamo informarci su questa cosa. Troviamo al terzo ed ultimo piano della struttura, proprio nella parte di clausura, e ad un certo punto sentiamo un forte rumore di porta. Ragazzi, abbiamo sentito sbattere delle porte. Adesso ci siamo avvicinati a quella scala, ma non sentiamo più rumori.
ragazzi, abbiamo deciso di scendere e abbiamo sentito ancora dei rumori. Adesso vediamo se c'è qualche altro esploratore. Siamo entrati da qua, vero? Possiamo anche uscire di qua. Sì. Sì, infatti. Vediamo se non c'è troppa vegetazione. Giusto. Ragazzi, ci hanno chiuso dentro. Quindi non sappiamo con certezza se c'è qualcun altro, qualche altro esploratore dentro o no. Adesso Lale e Lele sono andati, hanno provato ad entrare qua dalla porticina della chiesetta, ma è un vuotone e in più è pieno di api, quindi direi di lasciar stare. Io nel frattempo sono rimasta qui al portoncino a fare la guardia. Se ci chiudono dentro, abbaio. No, scherzo. E aspettiamo notizie. Vediamo cosa ci dicono. Il motivo per cui abbiamo deciso di rientrare è perché avevamo dimenticato all'interno dell'attrezzatura. Lale e Lele hanno attraversato gran parte della struttura per recuperarla, ma di un eventuale altro esploratore neanche l'ombra. Rimane un mistero.